colpevole di omicidio colposo, e questa è la sentenza emessa dopo appena 7 settimane di processo contro Conrad Murray, il medico di Michael Jackson. Il re del pop sarebbe morto il 25 giugno 2009 per un'iniezione letale di Propofol, un potente anestetico. Difatti, nel corpo di Michael Jackson vennero riscontrati dosi letali del farmaco. Fu lo stesso Murray a riferire agli inquirenti di aver sottoposto il cantante a questo trattamento, iniettandogli ogni giorno per endovena 50 grammi di Propofol. Successivamente, per evitare l'assuefazione alla sostanza, aveva abbassato la dose a 25 grammi, ma aveva compensato la riduzione con l'aggiunta di altri 2 sedativi. L'immagine di Murray ne esce distrutta, $150,000 al mese, tanto veniva pagato per le sue prestazioni. Un medico che però ha lasciato solo il suo paziente e ha dato l'allarme in ritardo perché impegnato al telefono con la cameriera, con cui aveva da poco iniziato una relazione. Il procuratore David Walgren non è andato per il sottile e ha definito Murray il medico nelle cui mani Jackson aveva riposto la propria vita, ma che l'ha portato alla morte drogandolo con un farmaco che il re del pop ormai definiva il mio latte. Completamente diversa è la versione della difesa. Murray stava cercando di far disintossicare Michael. Sarebbe stato infatti un altro medico a prescrivergli quel maledetto Propofol per curare l'insonnia, ma la cura si era presto trasformata in malattia ed era diventata dipendenza. Sempre in base alla difesa, la notte del 25 giugno di 2 anni fa, il cantante avrebbe preso 8 bottiglie di un'altra medicina, il Lorazepam, quantità tale che sarebbe stata più che sufficiente per stendere 6 adulti. Infine, sarebbe stato Michael a iniettarsi la dose mortale di anestetico, approfittando dell'assenza del medico che era in bagno. La versione della difesa è stata però rigettata e la giuria, dopo 9 ore di consultazione, si è espressa all'unanimità contro Murray. Ora il medico 58enne rischia una condanna fino a 4 anni di carcere e la revoca della licenza medica. Negatagli la libertà su cauzione, Murray, per conoscere l'entità della pena, dovrà aspettare il 29 novembre.